Ciao! Oggi, come leggete dal titolo, nuovo video My Test for You del rossetto che indosso in questo video. Come sempre vi farò vedere lo swatch, l'applicazione e il test durata, come si comporta su di me questo rossetto e vi dirò delle mie prime opinioni, perché è vero che questo prodotto lo ho da tipo 3 mesi, però non l'avevo ancora utilizzato proprio perché vi volevo fare il video e non l'ho voluto toccare, non l'ho voluto rovinare, sì lo so sono un po' fissata, però ora sono qui a farvi il video e questo è l'importante. Il rossetto in questione è di NYX, il Full Trattol, non so come si pronuncia, scusatemi, lipstick. Quindi questo rossetto in questa confezione nera lucida con le scritte bianche. In cima il tappo ha una parte trasparente che fa vedere il colore all'interno. E non ho voluto rovinare questo rossetto fino ad ora proprio perché ha una forma particolare. È molto sottile lo stick ed è tipo squadrato. È davvero particolare e io appunto ho preso il numero 01 che è questo color vino rosso molto molto scuro, davvero bellissimo. Al suo interno ha 2,4 grammi di prodotto, una scadenza di 18 mesi dall'apertura e un prezzo di 7,70 euro. In totale sono disponibili in 12 colorazioni in questi rossetti, o almeno così ho visto sul sito di NYX americano. Perché quello italiano di NYX non funziona neanche ancora, non lo so il motivo. Comunque, allora, l'applicazione io ve la faccio vedere adesso perché prima non potevo farvela vedere, non potevo farvi l'intro senza rossetto e applicarlo, diciamo, proprio con voi, perché c'era mio papà che dormiva qua in salotto, infatti vedete tipo una gamba dietro durante l'applicazione, ma vabbè, non fateci caso, insomma, voi vi lascio appunto all'applicazione e noi ci vediamo dopo. Da come avete visto, io ho applicato questo rossetto verso le 3, adesso sono le 4 e mezza. Questo è l'iPad di mio fratello, non badate, ma non trovo più il mio telefono, non so, è sparito. Quindi è passato già un bel po' di tempo proprio perché mio papà stava dormendo e non volevo disturbarlo. E quindi questo è dopo un'oretta. Allora, cosa vi posso dire di questo prodotto? Sicuramente la cosa che più mi ha colpito è la scritta che ha sulla confezione perché c'è scritto waterproof e io non ho ben capito cosa intenda NYX per waterproof perché non penso intenda resistente all'acqua, forse intende per lunga tenuta, lunga durata, non lo so, non ho capito bene, non trovo anche descrizione su internet, quindi non so cosa intendono loro sinceramente, ma lo scopriremo durante l'avanzare della giornata. Per quanto riguarda il colore, io appunto ho lo 01 con Artist. E mi piace tantissimo, è un rossetto scuro, però dato che sta arrivando l'autunno lo vedo super super adatto. È comunque un colore bello pieno, bello intenso, bello omogeneo, anche appunto se è così scuro fin dalla prima passata, ha un rilascio colore molto molto potente ed è davvero bellissimo. L'applicazione devo dire che me la immaginavo un attimino più semplice, proprio perché vedendo questo stick molto sottile rispetto agli altri, molto squadrato, me la immaginavo un attimino più semplice. In realtà ho riscontrato un po' di problemucci ad applicarlo ai lati della bocca. Non dico che è stato difficile, non dico che ho avuto bisogno di un pennellino esterno perché appunto l'ho applicato solo con il suo stick. Però ecco, ci ho messo un pochettino più di tempo ai lati della bocca, ma tutto sommato alla fine ce l'ho fatta. È anche un rossetto no transfer, anche se non completamente, comunque rilascia un velo leggerissimo di colore, davvero quasi impercettibile, quindi si può considerare no transfer come rossetto. Invece, per quanto riguarda la sensazione che ho sulle labbra, appena applicato era una sensazione un po' appiccicosa, infatti, come state vedendo, quando socchiudevo le labbra, tendevano un po' ad appiccicarsi tra di loro. Ora come ora, che è passata circa un'ora e mezza, lo fa leggermente di meno, però ecco, questa sensazione non è completamente svanita, però
Però allo stesso tempo non metto in evidenza le pellicine che ho sulle labbra, non sento le labbra tirare, non sento le labbra secche, è una sensazione molto molto confortevole. Quindi queste sono le mie opinioni per ora, bisognerà vedere sicuramente la durata durante la giornata, ma specialmente dopo cena, perché sapete che il mio problema con i rossetti arriva dopo cena, che solitamente se ne vanno via completamente. Invece vedremo questo come si comporta avendo questa scritta waterproof. Quindi niente, noi ci vediamo dopo. Ok, sono passate circa 4 ore da quando ho applicato questo rossetto, infatti adesso sono le 7 e non so cosa vedete voi, ma io trovo che sia ancora un risultato praticamente perfetto, non ha sbavato, non è andato nelle pieghe. È ancora intenso come colore, non mi dà assolutamente fastidio, benché ci sia ancora quell'effetto un po' appiccicoso, ma non mi ha seccato, lo trovo ancora confortevole sulle labbra. Quindi davvero perfetto. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi anche prima e che sicuramente voi avete notato è che lascia tipo uno stacco netto tra la mucosa labiale e le labbra. Proprio non riesco a farlo scrivere nella mucosa labiale, non rilascia colore e quindi c'è questo stacco che personalmente a me non dà fastidio. Quindi questo appunto è il risultato dopo più di 4 ore. Adesso andrò a mangiare fuori, quindi non so bene se mangerò, perché la mia intenzione era mangiare una pizza, però non lo so, devo decidere, ecco, deciderò al momento. E quindi niente, noi ci vediamo dopo cena. Ok, eccomi tornata a casa, è davvero davvero tardi, infatti ho una luce puntata in faccia di quelle che uso per registrare qui in camera mia, perché altrimenti non riuscivo a farmi vedere il mio viso, anche se forse sarebbe stato meglio perché come vedete sono completamente struccata, sia perché appunto è davvero tardi e sono un po' stanca, ma anche perché mi ero completamente dimenticata che stavo registrando questo video e che quindi dovevo concludere questo video. Me lo sono proprio scordata, scusatemi, ma appunto arrivo da una settimana davvero di fuoco al lavoro ed ero morta praticamente, stavo per crollare a letto e poi mi sono ricordata di questo video. Comunque, appunto, opinioni, prime impressioni su questo rossetto di Nyx. Allora, appunto, alla fine ho mangiato la pizza perché alla pizza non si può mai dire di no e quindi ho ceduto. E devo dire che non ha retto alla pizza, è andato via completamente come tutti gli altri rossetti che ho provato, non ha fatto né lo stacco tra il centro delle labbra e il resto e il contorno, è proprio andato via normalmente, benché appunto c'è scritto waterproof, sicuramente dovrò riprovarlo con un cibo meno oleoso di una pizza e poi magari nei video dei preferiti o dei Mosplade vi dirò come si è comportato anche con un piatto meno oleoso, perché per il resto, per quanto riguarda durata senza aver mangiato, si comporta davvero davvero benissimo, mi dura tranquillamente, non mi secca assolutamente le labbra, resta molto confortevole, anche se questa sensazione di appiccicoso persiste durante l'avanzare delle ore, non scompare, quindi lo sentite un po' come il rossetto, però vi ripeto, a me non dà assolutamente fastidio. L'applicazione, cosa che mi sono dimenticata di dirvi, sì, è vero che non è proprio, me la immaginavo un po' più semplice con questo applicatore, con questo stick, però è molto scorrevole, non fai fatica a stenderlo come rossetto, benché sia un rossetto con un finish super opaco alla fine. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti cosa ne pensate voi, se magari avete provato altre colorazioni di questi rossetti. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!